Siete stati voi a chiamare la PDCDF, ossia Pogodoggo Cacciatori di Fantasmi. Sì, il nome è un attimo da rivedere perché sembra un insulto in qualche lingua. L'avete chiamata voi, eh? Non l'avete chiamata, noi agiamo lo stesso e poi ci date anche i soldi, sì. Noi praticamente apriamo il libro di tutti gli indirizzi, ci presentiamo in un indirizzo qualsiasi e diciamo avete chiamato la PDCDF. Se non ci sbattono la porta in faccia, entriamo a controllare che non ci siano fantasmi nella vostra dimora. Non ci sono? Sono 1000 euro. Ci sono? Sono 10.000 euro. Ma non vi preoccupate. Faremo in modo di trovarli. Oggi giochiamo ad Overcursed, ossia esattamente questo. Andremo in casa di non so chi a trovare non so cosa, perché ci sono stati dei guasti elettrici, cambi elettromagnetici che si sono verificati, luci che si spegnevano, cessi che si scaricavano da soli. Quindi cacceremo fantasmi. Li cacceremo da dove non si sa. Salve, la Overcursed Inc., detta anche PGD, Poggo Doggo Cacciatori di Fantasmi. PDCDF. Come posso aiutarla? Oh, finalmente! Quanto ci ha messo a rispondere? Eh sì, un secondo! Sto facendo la intro del video, scemo! C'è qualche disturbanza elettromagnetica, qualche disturbazione. Oh, sì, probabilmente è stato uno spirito malefico. Per favore, faccia qualcosa, nessun problema, ci pensiamo noi. Ma quel cagnolino è bellissimo! Guarda, sta facendo così! Avete visto? È un cagnolino ballante. Si chiama Rocky. Rocky Balboa. Poi c'è anche quello delle creme solari, Rocky Bilboa. Allora, salve, buongiorno. Questo praticamente è un punta e clicca. Cioè tu punti e clicchi, guarda. Tu punti così. Posso puntare anche a voi e clicchi. Punti e clicchi. Possiamo chiudere la porta? Non possiamo chiudere la porta. Il cane ci segue. Signori, salve, ho trovato il fantasma. Ah, possiamo accendere la luce. Posso fulminare la luce? Ok, non ci sono fantasmi, vediamo. Questo quadro mi sembra sospetto. Molto bene, il gioco comunque potevate farlo con tutto schermo e non con i lati così. Va bene, non fa niente. Ok, quella televisione a muro mi sembra sospetta. Scusate, ma voi cosa state guardando? Una televisione così piccola. Vabbè, non ci faremo domande. Come arrivo alla TV? Posso accendere la luce? Posso accendere la luce, perfetto. Quindi posso accendere la luce di tutte le stanze. Ma questi quanto sono ricchi per avere la luce dappertutto. Ma soprattutto dappertutto, come ci arrivo alla TV? Sono troppo in alto, io non ce la faccio ad arrivare così in alto. Lo switch, sto accendendo tutte le luci. Vediamo la TV, controlliamo. Ci sono dei tasti che io devo premere? No, a quanto pare no, sto andando su. Ma quali sono i tasti? Salve, ah, l'antenna TV. Ho sistemato l'antenna TV e c'è Trump. C'è Trump in TV. Va bene, questa casa non mi piace per niente. Ah, posso andarmene? Cioè, praticamente ho finito. Salve, buongiorno. Posso... Ho rotto il gioco, ragazzi. Ragazzi, che cos'è? Ho rotto il gioco. Ho capito che c'è Donald Trump, ma come scendo giù? Non va, non va. Che devo fare? Che devo fare? No, non sta funzionando, non sta funzionando. Scendi le scale. Vabbè, io sto impazzendo. Io sto impazzendo, non funzionano le scale. Scusate, posso mandare dei segnali di luce? Scusate, per favore, potreste darmi una mano, fantasmi, a scendere le scale? Raga, con tutto il bene, ma non scende. Non scende, non scende. Davvero ho rotto un gioco in 2D così? Dai, scendi, scendi, scendi giù, scendi giù, scendi giù, vieni qua. Io vi giuro che non ho fatto niente. Posso andarmene fuori? Cosa sta succedendo? Sono io il fantasma. Avete visto che la testa si è tipo buggata, stava vibrando? Devo tornare alla macchina. Rocky, hai visto? Che è successo? Trova Rocky. Allora, chiunque abbia rapito il mio cane, qualsiasi presenza abbia rapito il mio cane. Il mio cane stava in cucina a mangiarsi il cibo degli altri. Rocky, per favore, torniamo a casa, su, andiamo. Non puoi guardare la TV lì, però c'è il candelabro che va da solo. Va bene, andiamo alla macchina con Rocky. Il mio lavoro qui è finito. Il mio lavoro qui a quanto pare non è finito. Scusa, cane, io dobbiamo
domanda. Ho preso un osso. Ah, perfetto, ho preso l'osso. Vieni, cane, adesso ti porto in macchina. Lo stiamo praticamente illudendo che questo osso possa essere il suo. Molto bene. Ah, sono stato a casa tua. Ah, no, in che senso? Non ho capito. Sono a casa tua. Per fortuna. Lì c'è il ciarlatano. In che senso? Io non credo alle tue stupide storie. Ma mia moglie è superstiziosa, quindi dai, su, prendi i tuoi stupidi detector. Stupidi detector. Collega il detector ai cosi della corrente. Ma il detector sarebbe... Che figo! Ah, questo è l'outlet del detectors. E come si fa? Come... ma lo devo... Come... Scusa, come lo collego? Ma non si sta collegando. Raga, quali sono i tasti di questo gioco? Non sto capendo... Non ho capito. Non ho capito... Non ho capito... Ma... E dove... E dove si deve collegare sto coso? Scusa, lo devo collegare qua? Mo si è collegato, ma sei stupido. Cioè, adesso si è collegato, dai, saliamo sopra. Per favore, non buggarti un'altra volta nelle scale. Ok, qua c'è l'altra spina. Qua ovviamente c'è la porta chiusa. Magnifico! Sì, mai che le cose vadano per il verso giusto. Perfetto, qua abbiamo collegato. C'è una chiave, ok. Prendiamo la chiave e portiamola giù. Apriamo la porta senza buggarti nelle scale. Vuoi scendere giù, per favore? Ragazzi, ragazzi, come faccio a farlo scendere giù? Ragazzi, come faccio a farlo scendere giù? Non va, non va, non va. No, non vuole andare giù. Ho lanciato la chiave. Ho lanciato la chiave. Ok, posso scendere? Mi fai scendere? Ma perché? Ma perché ci sono dei problemi? Perché ci sono questi problemi con le scale? Dai, ti prego, fammi andare giù. Grazie mille, gentilissimo. Riprendi la chiave che ho lanciato prima. Ok, apriamo la porta. Apriamo la porta. Ma dobbiamo prendere l'altro detector. Oh no, meno male, meno male. Questa... Dove vai? Dove vai? Cane, per favore, aiutami. Adesso risaliamo sopra con molta calma. Andiamo a collegare il detector all'outlet. Sì, dobbiamo riaccendere l'elettricità. So già dove andare perché è tutto a destra. Perché il mio cane emette luce propria? Cioè, il mio cane è letteralmente una lampada. Ok, qua c'è il generatore di corrente. Sì, ragazzi, ma come l'avete sviluppato questo gioco? Che si blocca un gioco in 2D? Bro, si blocca un gioco in 2D! Ma stai scherzando? È in 2D! Devo ritornare alla macchina. E che cosa ho fatto? Cioè, praticamente ho collegato i detector e basta? Ritorno alla macchina? Ah, salve, cosa posso fare per lei? Una bestia vive in casa mia, per favore, uccidila! Ah, e trovo un modo per rimuovere la puzza. Va bene, lo consideri fatto. Come una bestia. Aspetta, non ho capito. C'è una trappola per orsi e c'è un deodorante. Devo rimuovere la puzza. Ok, una puzza è stata rimossa. Ma non è che è il mio cane a puzzare? C'è dell'altra puzza. Cane! Ah no, è il cane che trova la puzza! È un cane puzzofobo. Ho capito, lui identifica la puzza e la elimina. Mi piace. Stanno succedendo delle cose. Il problema è che tutti quelli che mi chiamano hanno delle case gigantesche, ragazzi. Sono grandi queste case. Il mio cane... Ho sbagliato, ho lasciato il mio cane giù. Bravo, qua c'è un'altra puzza. E siamo anche a 3 su 4. Sì, ma io effettivamente non dovrei cercare i fantasmi. Cioè, sto eliminando la puzza della bestia. Attenzione, il mio cane puzzofobo ha trovato un'altra puzza. Adesso dobbiamo trovare la bestia. Sì, dov'è la bestia esattamente? Devo uccidere la bestia. Ok, sarà fatto. Ma dove si trova? No, bravo. Vedi che adesso hai imparato a scendere le scale una volta per tutte? Prendiamo la trappola per orsi. Dove si piazza la trappola per orsi? Dov'è la bestia? Qua? No? Non si piazza in cucina? Invece sì. Non me la fa più prendere. Ok, mi devo allontanare? Attenzione! Attenzione! Era un topo. Cioè, praticamente io ho ammazzato con una trappola per orsi un topo. E ho eliminato la puzza di topo. Tutto ciò è magnifico. Salve, la PDCDF. Qual è il suo problema? Non risponde. Salve. Misteriose scritte. Letto. Pulisci. Ok, nessun problema. No, ok. Devo praticamente pulire. Raga, ma questa non è una casa, ragazzi. Ma questa è una villa gigantesca. Questa non può essere una casa. Cioè, no, 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 no. Io mi rifiuto di credere che questa sia una casa, un'abitazione. Cioè, questa è letteralmente, boh, la casa di Dracula. Cos'è che c'è scritto? Brood Boy. C'è una cosa qua. C'è un file di test. Ho sentito dei brutti rumori che non mi piacciono. Eh?
Ragazzi, c'è un bambino che piange. Avete visto? Qua c'era un bambino. Guarda. Guarda. Guarda, gli ho tirato il profumo in testa. Mi sono caccato addosso. Via, 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 via. C'è il bambino fantasma che mi insegue. C'è il bambino fantasma che mi insegue. I fantasmi esistono. Cane, muoviti. Cane. Cane. No, 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 no. Dove devo correre? Cane. Che schifo! Che schifo, il cane ha iniziato a volare! Via! Via! No, quante case ci sono? Che cosa sto giocando? Sì, sì! Sì, con il gioco in 2D che lagga, ma non fa niente, non sento niente, vi ammazzo tutti. Vi ammazzo tutti, vi disintegro. Qualsiasi cosa si muova, io la ammazzo. Sì, però non potete creare un gioco che si blocca, eh? Nel senso, l'avete creato in 2D, capisco che l'avete creato in 24 ore, però farlo che va a scatti, magari, anche no, eh? Guarda... Ah, torna in macchina e goditi la serata. È morto il cane, però. Il fantasma mi ha fatto esplodere il cane. Cioè, mi è letteralmente esploso il cane. È finito il gioco. Miglior gioco 2024 a mani bassissime. Ma proprio basse, così, oui. Così basse. Eccole. Le vedete? Aspetta. Adesso non le vedete più. Così basse.